Andiamo. Problemi? Questo dannato affare continua a bloccarsi. Se sei pronto per altre istruzioni, possiamo cominciare. Mostrami chi altri sei riuscito a trovare. Ecco qua. Due delle migliori canaglie della città. Ecco Vito Scaletta in persona. Mi prendi per il culo? Gli ultimi mesi sono stati duri per il vecchio Vito. Sal l'ha sempre odiato. Pensava fosse una talpa della commissione, ma non poteva farci niente perché Vito è un uomo d'onore. Dopo il colpo, Sal non ha dato a Vito la sua parte. E poi l'ha ostacolato. Ha cercato di fare in modo che non potesse pagare ciò che deve. E se Scaletta non paga, la commissione permetterà a Marcano di eliminarlo. L'unico motivo per cui Vito non è ancora sottoterra è perché gestisce degli affari sottobanco. Sta usando quei soldi per pagare Sal. Devo riconoscere che Scaletta è piuttosto tenace. È durato più a lungo di quanto credessi, ma non gli resta molto tempo. Due settimane fa, Sal ha mandato suo nipote, tale Michael Greco, ad aiutare Vito a gestire River Row. Greco ha usato i suoi uomini per limitare Vito, quello che fa, dove va. Quando Vito sarà del tutto bloccato, farà la sua mossa. Scaletta deve conoscere i piani di Greco. Andrò a trovarlo. Vedo se riesco a usare la situazione con Greco per portare Scaletta dalla mia parte. Apprezzerà la tua preoccupazione. Sì, il figlio preferito di Point Verdun, Thomas Burke. Come sta dopo Danny? 9 settimane fa Burke entra nella gastronomia di Roman, il macellaio Barbieri, totalmente ubriaco, impugnando una pistola. E spara 10 colpi. Ma l'unica cosa che riesce a colpire è un fottuto prosciutto nella cazzo di vetrina. I ragazzi del macellaio lo pestano come una bistecca e lo buttano in un bidone. Barbieri è quello che si è preso Point Verdun, no? Ha rotto la gamba di Burke con un crick. Per quello Burke era disposto a partecipare alla rapina. Pensava di sistemare le cose con Sal così da poter riprendere Point Verdun. È sempre stato un povero stronzo. Sì, come ogni altro irlandese. Ma odia Marcano tanto quanto te. Sì, va bene. Dare al vecchio di Danny la possibilità di vendicarsi è il minimo. Oh, porca troia. Passa il tempo in una bettola sua a Point Verdun. Duffy, mi pare. Non dovrebbe essere difficile da trovare. Speriamo che ne valga la pena. Burke. Quanto tempo? Lincoln Clay. Gesù Cristo in croce. Ormai ho visto tutto. Ho sentito che eri morto. L'ho sentito anch'io. Beh, che cazzo vuoi? Sono venuto a farti una proposta d'affari. Ma davvero? Voglio eliminare Marcano, i suoi fratelli, chiunque sia associato a lui. E vuoi il mio aiuto? Per come la vedo, dopo aver sistemato Barbieri, Point Verdun torna tuo. Poi discuteremo di che succede nel resto della città. Ah, fanculo. Mi sono già fatto coinvolgere da voi bastardi una volta. E guarda com'è andata. Per quanto mi riguarda, non vedo molta differenza tra allora e adesso. Apri bene le orecchie, brutto stronzo. Danny era così carbonizzato che non me l'hanno neanche lasciato guardare. Se qualcuno ucciderà quel bastardo di Marcano, sarò io. A meno che Marcano non frequenti una di queste bettole, non credo abbia molto da temere, no? No, va a farti fottere. Ho più palle io di quelle che tu e i tuoi simili avrete mai. Ingrato di merda. Che viene qui a farmi domande. Tu e la tua gente, ve la date a gambe, al primo segno di pericolo. L'avete sempre fatto e lo farete sempre. Ste cazzo di chiavi. Sparisci o ti faccio sparire io. Che cazzo ti credi di fare? Mi vanti tanto delle tue palle che mi è venuta voglia di fare un giro e vedere chi dura di più. Il latticino o il roscio? Così si fa. Forse non sei totalmente da buttare, negro.
coraggio. Se ti va puoi anche vomitare. Ti avverto, se continui a guidare così scorreggio come una tromba. Sta calmo, devo andare a bere. Accosta qui. E adesso scendi dalla mia macchina. Dammi il tempo di riprendermi e passa da me. Secondo me troveremo una soluzione. Sei tornato presto. Parlami di barbieri. Ah. Barbieri. Beh, è un vero pezzo di merda. Te lo posso assicurare. Sai cosa voglio sapere, Burr? Dimmi qualcosa di utile. Barbieri fa la benzina. Nella distilleria di Sweetwater. Benzina? Piscio ad imbianchino, mulo bianco, gin di strada, branda, acquavite, stupido ignorante. Cristo, che cazzo di alcol bevete laggiù a Negropoli? Non il piscio d'imbianchino. Non hai gustato la vita. Avevo organizzato le cose di persona. Poi quello stronzo salta fuori, si prende tutto. E mi fracassa anche un ginocchio. Barbieri deve soffrire, chiaro? Morire lentamente. Cos'altro ha a parte la distilleria? Ah, gestisce il vecchio macello di Robert Doe. E da quelle parti ci taglia ben altro che le bistecche. Se ti trascina là dentro, sei finito. Farò io il lavoro sporco, Burk. Ma quando Barbieri sarà morto, conto sul fatto che ti farai avanti. Oh, ma io farò molto di più. O comanderò tutta la dannata città, oppure la brucerò fino alle fondamenta. In tutta onestà, per me l'una o l'altra cosa non fa molta differenza. Nation, once again. A nation once again. And Ireland long a province be a nation once again. Sono sorpreso di vederti qui, Nicky. So cosa pensi di fare e non posso stare qui a guardare il mio vecchio che ti sguinzaglia senza pensarci. Cazzo. Tuo padre non è mai stato attento ai dettagli. Quello che non ti ha detto è che l'uomo che gestisce la distilleria di Sweetwater si chiama Carl Beaver, uno stronzo campagnolo tosto come il cemento. La sua famiglia fa girare l'alcol e lui lo vende ai negozi del posto. Beaver ha mai fatto capire dove tiene gli alambicchi? Ha abbastanza cervello da far girare le cose. Dicono che abbia una mappa, nascosta da qualche parte, per i suoi autisti. Potrebbe tornarmi utile. Forse convincerò uno dei suoi a dirmi dove si trova. Abbiamo un altro uomo. Si fa chiamare Bear. Tiene d'occhio il mattatoio. Vallo a trovare. Lo farò. Grazie per l'aiuto. Quando vuoi, Lincoln. Se vuoi sapere cosa sta combinando Beaver, dovrai chiederlo ai suoi uomini. Saluti, ossequi e tutte quelle stronzate. Sei Bear? Mi manda Nicky. Un giorno me la sposo, quella ragazza. Bear Donnelly. A Nicky io devo tutto. Mi fa tenere d'occhio il mattatoio di Robert Doe. Chi è il capo da quelle parti? Un pazzoide che si chiama Sonny Blue. Affitta una stanza agli strozzini del macellaio. E anche quelli della protezione.
Se non possono farlo lì, se la prendono con la gente in strada. Ci sono possibilità che Sonny sia intorno al Robert Doe? Cazzo, no. Sonny viene solo per spaventare i suoi e metterli in riga. Ma pare che abbiano beccato uno dei suoi ragazzi, un certo Ralph, a fare la cresta. E stanno lavorando quel povero bastardo al macello per fargli dire dov'è il suo nascondiglio. Forse sarebbe meglio salvargli il culo. Vedrò cosa riesco a tirare fuori dagli scagnazzi di Sonny. Guardati le spalle, Bear. Sonny è tornato al Robert Doe. Il suo linguaggio si è fatto particolarmente colorito ultimamente. Quindi il macellaio non apprezzava lo strozzinaggio di Sonny e il fatto che ostacolasse i racket di protezione. Hai capito bene. È scoppiato un bel merdone. Sonny vuole riportare le cose alla normalità. Come? Facendo in modo che i suoi abbiano più paura di lui che di te. Vedremo. Tieni un profilo basso finché non sarà finita, ok? Qui c'è un gran casino. Aiutateci! Incidente con omissione di soccorso a Irish Point. Se qualcuno è in zona, forse vale la pena dare un'occhiata. Passo. Bisogna essere pazzi per avere il coraggio di prendersela con Sonny Blue. Ho sentito che è un nero. Che cazzo ci fa un negro qui? Mi spiace, ma nessuno verserà una lacrima per lui. Se lo vedi, sparagli. Sono stufo di questa merda. Cazzo, cazzo! È qui, branco di rincoglioniti! A tutte le unità, inseguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Sei già morto, coglione. Arriparo! Sei già... Ti faccio il culo! Ti ho il pugno, coglione! Massacro! Porta il culo dall'altra parte! Peccato! Di qua! Rincoglioniti crepano! Non posso muovermi! Ora le prendi! Non contatti, vai al telefono. Ok, dove vuoi cercare allora? Lo stronzo è andato di là! Controllo di nuovo. Cazzo è andato. Proviamo di là. Ti troverò. Questo
ne ho controllato anch'io di 16.000. 16.000? Cristo. Pare che Barbieri sia incazzato come una iena. Ho sentito che ha mandato altri uomini. Fanculo a quel ciccione. Sai, una volta l'ho visto pisciare. Ha un cazzetto di 5 centimetri. Non puoi rispettare uno col cazzetto. Cazzetto o non cazzetto, gli dobbiamo comunque un sacco di soldi. Mi inventerò qualcosa. Cazzo, sai che mi farai il macellaio? Non dovevi rompere i coglioni a Irish Point. Mattatoio a posto, manda pure i tuoi. Non preoccuparti dei corpi, i miei ragazzi sapranno cosa farci. Se ci riprendiamo la distilleria, quel ciccione di Barbieri non saprà più dove andare. Thomas Burke arrivò negli Stati Uniti da bambino, quando suo padre fuggì dall'Irlanda, molto probabilmente perché coinvolto nella guerra civile irlandese. Dopo che il padre morì di infarto, Burke iniziò a contrabbandare alcol per mantenersi. Trasformò gli alcolici di contrabbando in un'industria e Sal Marcano lo notò. Burke si fece strada nella gerarchia, ma non entrò mai nella famiglia perché non era italiano. Hai attirato l'attenzione di Carl? È tornato alla distilleria di Sweetwater. Hai un'idea di come reagirà quando arriverò lì? È un pazzoide delle paludi. Secondo te come reagirà? Comunque potrebbe essere utile averlo in giro. Nessuno conosce il Bayou meglio di lui. Ti devo un favore per questo, Nicky. Puoi dirlo forte. Viva! Che ne dici di... Ma perdono. Troia. Forse non è il caso, ma voglio vederci chi. Respira ancora? Ho sentito qualcosa.
Se cerchi di fare qualcosa con Barbieri, quel figlio di puttana lo viene a sapere. Quindi vuol dire che non se la prende solo con me e te, ma anche con la mamma, Penny, i bambini, tutti. No, dobbiamo essere più furbi. Puoi sempre dire che è Burke. No, merda. Sono tutti cazzi tuoi. Vaffanculo tu e Burke! Tu parli troppo. Ho svuotato la distilleria. È pronta per i tuoi ragazzi. Spero stia reggendo. I miei ragazzi stanno arrivando. È tutto a posto. Il macellaio sta arrivando. È ora di abbattere quel cane rognoso. Facevo parte del terzo plotone, compagnia C, del 614° battaglione anticarro durante la Seconda Guerra Mondiale. Ero addestrato come soldato di sanità, ma ero armato. Ogni uomo della compagnia era nero. L'esercito non sapeva cosa fare con noi. Di sicuro non voleva che combattessimo assieme ai bianchi. Klimbach era una cittadina francese vicino al confine con la Germania e ci fu ordinato di conquistarla. I Crucchi eliminarono 3 dei nostri 4 cannoni anticarro, ma non gli avremmo mai permesso di batterci. Eravamo decisi a dimostrare che eravamo altrettanto bravi, se non migliori, di ogni altro soldato in servizio. Io non amo parlare delle medaglie che mi sono guadagnato laggiù. L'unico modo per cui un uomo sopravvive a qualcosa del genere è per la grazia di Dio. Non sembra giusto celebrarlo con dei pezzi di latta. Nessuno sa che ho aiutato Lincoln, a parte voi e John Donovan. Non che volessi tenerlo segreto, ma solo che non è mai venuto nessuno a fare domande. Ehi, che combini? Presto avrò compagnia. Barbieri dovrebbe arrivare a momenti. Barbieri sta venendo qui. Ma così dice, e lui non mente mai. Ho appena messo giù il telefono. Gli ho detto che se vuole regolare i conti sono qui ad aspettarlo. Ma porca puttana, Burke, non devi mai dire al nemico quando e dove gli tenderai l'imboscata. Cristo, prendi queste cose troppo sul serio. Togli tutto il divertimento. E poi cosa potrebbe succedere? Potresti farci uccidere. Sì, vero, potrei. Tutto ok. Amici. Arrivano il macellaio e i suoi ragazzi. Sei sicura? Se c'è un lato positivo nell'essere tua figlia, è che so che aspetto ha una banda di stronzi italiani in cerca di sangue. Li attirerò con il faro sulla torre del serbatoio.
Ho riempito dei barili con una miscela speciale di benzina e li ho distribuiti per il cortile. Un proiettile li farà saltare, quindi sta lontano quando esplodono. Io farò tirassegno con quegli stronzi dalla gru. Tu dovresti salire sul tetto. Un'ultima cosa. Se provi a scappare, ti ammazzo con le mie mani. Chiaro? Ci vediamo quando sarà finito. Forse. Arrivano da sinistra. Non mi importa un cazzo dell'egretto di Burke.
ma l'irlandese lo voglio vivo, è chiaro? Gli darò una di quelle lezioni che non dimenticherà mai. Portatemelo vivo, quel figlio di puttana! Dovevi risparmiare un colpo o due. Un negro e un irlandese assieme. Porca troia! Non avrei mai pensato di vederlo. Che ti devo dire? È il nuovo mondo. È ancora vivo, allora. Vedo che la gamba ti dà ancora problemi, stronzo. Ma fanculo! Non sarei così arrogante quando userò la fiamma ossidrica. Ma fanculo! Cosa pensi che succederà poi? Morirai, figlio di puttana, in un buco a fianco a me. Tu e la tua organizzazione mi farete pompini all'inferno! Tutto a posto? Prendigli le gambe. Lo parcheggiamo in garage. Ciccione. Non siamo mai riusciti a ricostruire esattamente cosa successe a Barbieri. Più che altro perché il cadavere fu ritrovato a metà degli anni Ottanta. Il corpo genieri dell'esercito stava dragando il fondo del fiume Mississippi e trovò i suoi resti nel bagagliaio di una vecchia auto. Gli avevano rotto le gambe in così tanti punti che delle ossa restavano solo frammenti. I'll not leave thee, thy one, to buy non the stem. Is the lonely as sleeping? Go sleep thou with them. Hai già finito con Barbieri? Barbieri? No, non ho ancora cominciato. Ti ho già detto, una morte lenta. Mentre tu te ne salti fuori come Lazzaro in persona, e io continuo a ripetermi. Questo pallido bastardo o è lo stronzo figlio di puttana più fortunato che abbia mai vissuto, o è il tipo d'uomo che chiama la sfortuna più nera. Ed ero così sicuro che fosse la seconda. Ma devo ammettere che mi sono sbagliato. Puoi ringraziarmi chiamandomi per nome. Sì. E Lincoln sia, allora. È strano. Quando ci viene tolto qualcosa, ci convinciamo che forse facendo del male a qualcun altro potremmo sistemare quello che si è rotto dentro di noi. Ma non funziona, vero? No. No. Non funziona.
Ho passato tutta la mia cazzo di vita lottando e scontrandomi con chiunque si avvicinasse, anche solo per aiutarmi. E guarda come sono finito. Non ha senso cambiare. Si può solo andare avanti. Ora che Irish Point è di nuovo sotto il tuo controllo, ho bisogno che recuperi più soldi possibile. Attaccare Marcano sarà costoso. Ah, immagino che adesso vorrai anche la tua fetta dei profitti. Proprio così. Ammetto che tutto questo mi pesa davvero tanto. Ma gli accordi vanno rispettati. Ho chiesto a Nicky di gestire le consegne di acquavite, ma non può farcela da sola. Si guadagna abbastanza con il cuore. Vai a parlarle. È qui da qualche parte, se non è a caccia di passero. A caccia di passeri? Per quelle come lei è sempre stagione. Se vuoi scusarmi, dovrei occuparmi di Mr. Barbieri. Probabilmente si sentirà un po' solo. Solo.